Sempre più esperti e studiosi concordano nel ritenere che i problemi e le difficoltà che viviamo nel presente abbiano origine nelle storie del passato dei nostri antenati. Eventi traumatici, emigrazioni, guerre, violenze diventano spesso dei non detti che si trasformano in segreti, veri e propri scheletri nell'armadio, che provocano ripetizioni di patologie, incidenti, scenari di vita e comportamenti inspiegabili. Carl Gustav Jung, all'inizio del 1900, ha scoperto l'esistenza nella psiche umana di un inconscio collettivo e familiare dove sono custodite le memorie del vissuto dei nostri predecessori. In questo libro, Maura Sai Taravizza propone di scoprire Jung e le varie teorie che sono alla base della psicogenealogia e delle costellazioni familiari che, lavorando con l'inconscio transgenerazionale, permettono di comprendere e superare le difficoltà tramandate dagli avi. L'autrice illustra queste teorie con casi pratici e mostra come fare il proprio albero psicogenealogico o genosociogramma, nel quale vengono annotati gli avvenimenti importanti di almeno 3 generazioni, permettendo di portare alla luce le ripetizioni familiari che condizionano la nostra vita. Un trauma o un evento del passato dei nostri antenati che è stato nascosto come un segreto vergognoso diventa un fantasma che continua ad abitare nei discendenti fino a che qualcuno prende coscienza di queste realtà seppellite, ma ancora viventi nell'inconscio, le faccia uscire per vederle, parlarne, elaborarne il lutto e dargli il giusto posto nella propria vita. Le ripetizioni di date ed eventi, le incongruenze che spesso nascondono un segreto inconfessabile, le lealtà familiari invisibili che ci governano, la confusione di ruoli che, per esempio, impone a un bambino di sostituire una persona morta di cui non si è fatto il lutto, possono essere riconosciute e superate grazie alla psicogenealogia e alle costellazioni familiari che permettono di vivere in prima persona il sistema multigenerazionale che ci ha originato e di fare degli atti simbolici per riparare le ingiustizie del passato. Prendendo coscienza delle dinamiche familiari e rivivendole, possiamo finalmente diventare più liberi dai legami patologici e, nello stesso tempo, possiamo elevare i nostri predecessori e i nostri morti allo statuto di antenati.